Ciao! Allora, oggi vi mostro tutta la mia skincare coreana che ho preso da Wish. Sono tutte maschere, prodotti beauty, vi faccio vedere che facciamo prima. Allora, a 1 euro, prima di tutto, ho preso questi. Sono i cerottini, quelli per il naso, quelli per i punti neri. E questi qua, che sono il pacco da 10-20, 1 euro, cioè. E ne ho già provato uno, funzionano e anche molto bene, quindi questi ve li consiglio. Poi vi faccio vedere. Questa qui è l'unica, questa costa 2 euro, è la maschera, eccola qua, maschera esfoliante Foot Mask, quella per i piedi, che l'ho vista di varie marche, che costano tanto, dovrebbero esfoliare ed è dopo un tot tempo. Proviamo. Questa comunque l'ho pagata 2 euro, quindi dice di tenerla su da 50 minuti a 1 ora e poi dopo risciacquare. Dopo una settimana dovrebbe iniziare l'esfoliazione. Beh, proviamo, vediamo se è efficace o meno. Prima di andare a comprare quelle, non so neanche da Sephora, ce ne sono alcune che comunque sui 20 euro direi che è meglio provare questa e l'ho pagata 2 euro. E poi queste sono le chicche. Allora, questa 2 euro. Questa è la Volcanic Mud della Shein, non riesco a leggere il nome. Comunque sia, è la maschera, quella peel-off nera, quindi quella a carbone. E ho detto, proviamola, le maschere peel-off a me piacciono. Dice aspettare 30 minuti perché si asciughi. Beh, questa è da fare quando si ha tempo. Comunque sia, la proviamo sicuramente. Volete che la proviamo assieme? Domandona. Ma soprattutto ora mi dovete dire se volete che proviamo assieme questi. Questi sono i set e quelli sempre per la pulizia del naso. Il mio naso, il mio naso. Questi ad esempio sono della Biuacqua, che comunque sia è un marchio anche conosciuto. Ho qualche problema a leggere le istruzioni, ma comunque Google Traduttore mi aiuta sempre, perché cinese, coreano, è scritto in qualche lingua. È quello per in 3 step per i punti neri, quindi quello che prima va a esportarli, export black aid, poi black sack down. Ah sì, questo è proprio il cerottino. E poi la parte 3 è quella bye bye, dice pore smaller clean, quindi per pulire i pori una volta che sono liberi sicuramente. Vabbè, e tradurremo perché ho qualche problema. Comunque della Bioacqua c'erano queste due tipi, questa che sono i pastello e questa qua un po' più scura, e non riuscivo a capire la differenza. Ah, scusate, 1 euro l'una. E dopo mi sono messa lì e ho provato a guardare i simbolini femminile e maschile, quindi questa è quella per l'uomo e questa, non capisco il simbolo, dovrebbe essere per la donna, ma noi le proviamo tutte e due. Quindi fatemi sapere se vi piace che le proviamo assieme in un video, perché 1 euro l'una. E poi sempre a 1 euro, sempre stesse maschere, quelle sempre in 3 fasi per i punti neri del naso. Questo altro marchio che è il, non lo so, non lo so e non ho la minima idea di capire anche le istruzioni, ma comunque sia ci aiuteranno queste. No, neanche queste, perché neanche queste sono. Ok, Google Traduttore, come sempre. Ed è un altro marchio, sempre anche questa 1 euro. Ero curiosa di provarla. Questa dovrebbe, come infatti richiama la confezione, dovrebbe essere al miele. Proviamo. Sono curiosa. Allora, sono curiosa di sapere se vi interessa che le facciamo assieme per provarle assieme. Perché 1 euro la maschera, oppure questa che è quella del peel off. Maschera per i piedi, magari non a tutte può interessare, ma la recensisco questo sicuramente. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, vi ho tenuto compagnia, se ho trovato alcune cose carine e fatemi sapere se ne posso trovare anche altre. Datemi qualche dritta. Comunque, se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!